Ciao a tutti, il mio nome è Demo93 e in questo video vi mostrerò, a differenza degli altri, come settare il joystick. Ho visto nel forum che qualcuno ha dei problemi col joystick, quindi ho deciso di farvi vedere come ho settato il mio. Ora facciamo una bella cosa. Partiamo dal default, così almeno io sapevo. Come avevo già accennato, ho un Cytek X52 che ha 14.000 tastini, quindi riesco a mettere tutto o sul joystick o sulla manetta, quindi. Ma vi mostrerò cosa serve veramente. Allora, vabbè. Questo sul grilletto. Nel Cytek X52 ci sono due tastini a destra che io li ho settati. Quello in alto per i razzi e quello in basso per le bombe, ma è così da quando giocavo ai due Sturm, tipo 10 anni fa. Sempre rimasto così, mi sono sempre trovato bene. Poi. E questi sono i tre tasti principali per sparare e varie cose. Poi il pitch and roll ve lo farò vedere dopo con gli assi. Poi extend flaps. Io di solito uso un tasto sulla. Beh, proviamo così. To switch to strafing mode. Sì, vediamo questo. Può essere utile avere una sul joystick. Poi dipende molto dal joystick che avete. Io qua vi faccio solo vedere in base al mio X52. Poi, quindi sono le cose importanti. Vabbè, faccio man mano, ve lo setto per bene. Lock target, switch to target, no. Cioè, questo qua rimane. Consumables rimangono. Sniper mode non serve. Snap su target è importantissimo. E io uso questo. Cioè. Se avete un Cytek X52 potete benissimo copiare il mio volendo. Rear view, metto questo. Poi questo deve essere tutti. Qua sono i controlli per vedere più o meno dove sono. Nel senso quando non posso usare il mouse, per esempio. Show map non mi serve. Il zoom è a posto. Push to talk è a posto. Engaging target. Adesso mettiamo. Ok, no, allora facciamo quello in ordine. Questo era quello giù. Così vedete cosa è importante e cosa no. Ok, fatto. Ok, adesso ho finito di settare il mio joystick con tutti i comandi e vi faccio vedere quelli che servono. A parte, vabbè, questi tre. I pitch, questi si controllano tramite gli assi. Poi extend flap serve, level off non serve. Il boost io lo tengo legato alla manetta. Per cui quando supero il 100%. Perché la mia manetta ha un fondo corsa tipo al 110%, quindi quel 10% in più va appunto a attivare il boost. Bombs. Ah, questo serve anche, dimenticavo. Se per caso usi i bombardieri, quello può servire. Ok, quindi prendiamo il basso. Questi qua, questi 5, poi vabbè. Engage target può servire. Nel caso. Mettiamolo qua. Ok. Poi vabbè, zoom in e zoom out per la mappa. Io uso la rotellina. Poi questo serve, questi qua, questi qui possono servire sempre. Poi questi due.
Vabbè, i consumables se ce li avete, questo serve, ma relativamente, dipende molto dallo stile di gioco. I flap servono sempre comunque, poi questi tre. Adesso passiamo agli assi. Questo è come sarebbe normalmente. Io tengo così per preferenza, per tutti e tre gli assi. Riesco a metterlo bene, sì. E anche io. A posto. Poi qui non ho. No, qua devo solo sistemare l'asse. Ok. Questo dovrebbe essere a posto. Asse 0. Peach. Ah sì, buongiorno. Peach asse 1 e io asse 5, posto. Come vedete copro tutto, vabbè, col infra si attiva qua. Ah, ciao. E con ciò vi ho mostrato come sistemare gli assi. Questo ci sta sempre, safe mode è a posto. Con questo breve video ho fatto, per eventuali dubbi sui controlli chiedete pure. Alla prossima!